siamo ancora in diretta, buongiorno gli amici di Ciao Como, siamo in via Trambilla, vicino a Piazza Matteotti, questo è il Bobcat che fino a pochi minuti fa, come vedete, ha lavorato per cercare di rimuovere il fango. Questa è una delle zone più colpite dal nubifragio di ieri sera, come potete vedere la strada è ancora chiusa in questo momento, le auto sono piene di fango e ci sono anche tanti garage, l'abbiamo visto ieri sera, o scantinati, completamente allagati o con il fango, vedete che ancora sta ostruendo il passaggio. È difficile sicuramente la situazione qua. Signori, buongiorno, voi abitate qua? No, volevo capire, siamo a Ciao Como, con cosa è successo? Abbiamo visto un po' ieri sera, siamo venuti qua, avete avuto dei danni? No, fortunatamente no. Sono bloccati i tombini e il fango e l'acqua non posso arrivare. Sono andati anche nei box, immagino. Ecco, questa è la situazione, quindi ci vorrà ancora un po' di tempo per poter, vedete, c'è proprio il fango qua davanti alle case, no? Quindi la strada rimane chiusa per il momento, sì, giusto? Sì, per il momento, sì. Ok, perfetto, sentiamo, grazie, sentiamo anche loro. Buongiorno, buongiorno, siamo a Ciao Como, buongiorno, volevo capire, avete avuto dei danni voi? Entrata, buongiorno, arrivederci, scusi. Buongiorno. E lei è la proprietà. Ah, ok. Io sono il marito. Va bene, signora, buongiorno, siamo di Ciao Como. Volevo chiederle, quindi mi diceva che avete avuto danni e il fango che è entrato dentro nel negozio. Sì, abbiamo avuto problemi. Da quando hanno fatto i lavori via Ortelli e via Prudenziana, è 2 anni che quando piove vengono fuori questi disastri. Quindi è vero, perché era già successo un'altra volta, vero? L'anno scorso abbiamo avuto lo stesso problema, sì. E adesso avete messo, adesso... Sì, questo l'ha fatto mio marito. Ah, l'hai fatto? Hai lasciato questo? Sì, ieri sera è entrata l'acqua dai signori qua, è entrata dal corridoio, mi è entrata dentro il negozio. Per bacco, quindi ecco, questo sicuramente è una situazione... Ecco, e guardate anche le macchine, forse per rendervi conto, giusto? Sì, come vedete le macchine, il fango ancora che c'è davanti al negozio della signora. Io l'ho pulito stamattina, lui, mio cognato, così, però d'onde... È un disastro. I tombini effettivamente forse... No, che li avevano puliti due mesi fa. Quindi. Non posso dire che non li avevano puliti, però purtroppo quando c'è tanta fango dopo si blocca tutto. Buona ripresa. Grazie. Perché mi pare di capire che avete già ripulito, siete già pronti per ripartire. Grazie a voi, buongiorno. Buongiorno. Vedete il resto della via, è questo qua. Ripeto, abbiamo voluto fare un altro aggiornamento dopo la via Torno. Ecco, adesso a proposito vi aggiorno anche sulla via Torno, che rimane al momento ancora chiusa, e questa è la situazione più complicata. Oh, carissimo, siamo in diretta con l'assessore Cappelletti. Buongiorno. Casualmente, buongiorno. Casualmente, perché non ti aspettavo. No. È un danno importante qua, cioè questi, insomma, è una situazione di... Sì. Questa è casa mia. Cosa è successo? È successo che da via Prudenziana è sceso un fiume di fango, si è fatto tutta la via Ortelle, è arrivato qua, ha bloccato i chiusini e si è allagata come lo scorso anno. È vero, perché questa forse è sicuramente la zona peggiore, vero Michele? Questa è la zona peggiore perché arriva tutto il fango da sopra e si ferma qua. Siamo stati fortunati che ieri sera hanno chiuso la strada un pochino prima dell'anno scorso, perché il problema sono poi le macchine che passano e fanno l'onda, quindi vabbè, siamo stati... Sì, ho visto già ieri sera, sono venuto prima di mezzanotte, ho visto che c'era proprio tanto fango, però oggi non pensavo di vedere questa situazione, Michele, perché effettivamente... Sì, è un disastro. È un disastro, il termine giusto l'hai usato tu, dicevano i signori che gli è entrato anche fango nel negozio, negli scantinati, insomma... Sì, l'abbiamo anche noi in garage, all'ingresso di casa... Speriamo sia finita qua. Sì, speriamo sia finita qua. Diciamo che queste bombe d'acqua ultimamente, è successo l'anno scorso che era luglio-agosto, è ricapitato finché acqua, il problema è questo fango. Il problema è il fango, che adesso tra l'altro vedo che stava... Qua c'è un tombino, quindi non può scaricare sicuramente. È una situazione non facile. No.
Michele, grazie della tua testimonianza, ciao. Caro, grazie, buongiorno. E bene, chiudiamo dai da via Brambilla, dove vi abbiamo fatto vedere questa situazione certamente non facile, complicata, perché c'è fango da tutte le parti, come potete vedere ancora la strada è chiusa ed è l'unica strada che ancora oggi a Como è rimasta chiusa per cercare di tirare via il fango. Come vedete, con il Bobcat si è lavorato e si continuerà a lavorare anche nel corso del pomeriggio, come vedete, per almeno liberare anche le auto che sono bloccate. E poi, già che ci siamo, vi aggiorniamo anche sulla via Torno, che è rimasta chiusa per tutta la mattina, perché tantissime persone ci stanno scrivendo per capire la via Torno. E la via Torno, come vedete qua davanti a noi, è ancora chiusa e resterà chiusa presumibilmente ancora per qualche ora. Vi aggiorneremo più tardi. Come vedete, però, via Torno che al momento rimane chiusa, via Torno e ovviamente tutta la Lariana al momento intransitabile. La situazione peggiore però in via Brambilla, da dove vi ho fatto questo aggiornamento. Buongiorno a tutti, grazie e buon pomeriggio.